4, buongiorno e ben ritrovati all'interno del nostro telegiornale, apertura dedicata ad una notizia di cronaca. Intense le indagini dei carabinieri della compagnia di Gallipoli avviate per risalire agli autori della violenta rapina avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 aprile scorsi. Le attività investigative infatti all'alba di questa mattina hanno portato all'arresto di due persone con l'accusa di rapina aggravata e lesioni in concorso, ora ai domiciliari. La vittima dell'azione dei malviventi, un 86enne, è stato di grande aiuto al fine di individuare i suoi aggressori, ma soprattutto, a quanto emerge, determinante è stato un particolare. Uno dei due aggressori, qualche giorno prima della rapina, si è recato presso il pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce con una ferita alla gola. In quell'occasione l'uomo raccontò ai sanitari di essersi procurato la lesione da solo in campagna, ma come nel convincimento degli investigatori era una bugia, i carabinieri lo hanno capito anche grazie alle successive indagini che hanno permesso di risalire all'auto utilizzata dai rapinatori, dove sono state ritrovate evidenti tracce ematiche. Da qui la conclusione che quella ferita, colui il quale oggi viene accusato di essere uno dei rapinatori, se l'è procurata nell'abitazione dell'86enne. Proseguiamo adesso il nostro telegiornale con un'altra notizia di cronaca e un caso di presunta truffa scoperto dalla polizia di Lecce. Una 56enne salentina in cerca di lavoro nota un annuncio su internet con scritto che un'agenzia formativa organizzasse dei corsi di pasticceria artigianale. Allettata dalla prospettiva di un'eventuale occupazione nel settore, la donna conclude un contratto ottobre 2012 pagando oltre 1.500 euro in 10 rate più 150 euro di iscrizione. Dopodiché avrebbe dovuto far pratica presso una pasticceria convenzionata. Viene indirizzata prima presso una pasticceria di Torre dell'Orso, che però non si dimostra disponibile ad accogliere l'allieva. Lei invia un'email all'agenzia, riceve altri indirizzi e inizia un'inutile trafila alla ricerca di qualcuno che gli potesse far completare il corso. A quel punto si vede costretta a chiedere un rimborso per gli oltre 2.000 euro versati. Da quel momento l'agenzia interrompe i contatti con la cliente, che per quanto accaduto ha formalizzato in questura una denuncia per truffa, a seguito della quale il titolare dell'agenzia formativa è stato denunciato in stato di libertà. Cambiamo argomento, passiamo adesso alla politica. Nonostante le difficoltà economiche del momento, i conti ritraggono una struttura la cui tenuta non desta gravi preoccupazioni. Queste le parole dell'assessore Attilio Monosi, che commenta così il rendiconto di gestione finanziario del Comune di Lecce targato 2014. In un periodo nel quale i trasferimenti statali diminuiscono a dismisura e a Palazzo Carafa sono venuti a mancare ben 25 milioni di euro, le entrate principali dipendono soprattutto dai tributi locali. Purtroppo sussiste sempre una scarsa capacità di riscossione degli stessi, considerando la crisi che affligge aziende e cittadini. Semmai l'unico aspetto che dovrebbe preoccupare è il contenzioso relativo all'Odo Leadri, aspetto sul quale dovrà pronunciarsi la magistratura. In risposta al consigliere Salvemini, inoltre, Paolo Perrone chiarisce la questione di quel buco di 79 milioni di euro, che poi buco non è. Si tratta di residui attivi, ovvero crediti di incerta esigibilità, usati per coprire dei debiti. Ma siamo sicuri, dice il primo cittadino, che entro il periodo previsto dalla legge, ovvero 30 anni, incasseremo quelle somme, perché le imprese pian piano stanno iniziando a corrispondere quanto dovuto. Concludiamo il nostro telegiornale con la pagina sportiva e dunque col calcio. Trascorrono ancora dei giorni, ma sul fronte societario non ci sono delle novità. L'Unione Sportiva Lecce in vendita, ma ad oggi ancora nessuno si è presentato a bussare alla porta del presidente Savino Tesoro per porre in essere una trattativa concreta. Il destino del sodalizio di Piazza Mazzini quindi è sempre più appeso ad un filo sottile e la paura che possa spezzarsi facendo dire addio ai campionati professionistici appare sempre più reale. Intanto nel pomeriggio di oggi i ragazzi della Beretti di mister Alessandro Morello affronteranno al comunale di San Pancrazio i parietà della Lucchese nella gara di ritorno degli ottavi del campionato di categoria. La sfida all'andata è terminata 0-0 e Baby Salentini servirà la vittoria con qualsiasi risultato per centrare la qualificazione. E anche per oggi concludiamo il nostro telegiornale. Vi ricordiamo che tutte le altre notizie sono leggibili sul nostro sito internet www.leccenews24.it, anche su versione mobile. Grazie, arrivederci.